facciamo, lo decido io. Scusa? È la cosa che ti chiedo da mesi e mesi e mesi. E mica solo tu. Vero? Sì, mi scrivono la mattina quando mi vedono nel weekend con Gloria a fare che cosa? I pancake! Sì! Com'è che li hai chiamati? Si chiamano pancake. Pancakes! Ah, the pancakes! Basta che li facciamo. Okay. Due pazze. Allora, è una cosa molto facile. Sì. Ci occorrono 280 grammi di farina 00, 2 uova intere, 3 albumi, 4 cucchiai circa di zucchero, 220 ml di latte intero fresco, mezzo limone spremuto, una bacca di vaniglia, mezza bustina di lievito per dolci, un cucchiaino di bicarbonato, 3 cucchiai di olio di semi, burro morbido quanto basta, dei cereali al cioccolato, sciroppo d'acero, salsa al cioccolato ottenuta con 200 ml di panna fresca e 200 ml di cacao, di cioccolato fondente e 2 vaschette di frutti di bosco. Allora, ti faccio fare la cosa più semplice in assoluto. Ti faccio montare le chiare. Queste sono 3 chiare, quindi 3 albumi. Si infila qua dentro. Esatto, non è un phon, non è un arricciacapelli, ma monterà le chiare a neve che non puoi capire bene come. Pizzico di sale. Sì. Puoi anche muoverle. Se fate così, fa un gran rumore, ma si montano in meno di un minuto. Certo che se fai una cosa così la domenica mattina ti sparano i vicini di casa. Senti, cioè, non ti voglio dire i miei vicini di casa cosa fanno la mattina. Passano l'aspirapolvere, fanno qualsiasi cosa, addirittura uno ha un trapano. Quindi secondo me il frullatore un minuto così è molto meglio che il trapano. Va allora. Bene. Guardate com'è montata bene. Posso dopo volgere per far vedere che funziona? Certo, fallo, fidati. Ma che non ti fidi di Ambra Romani Chef? No, è il fatto che l'ho fatto io che mi pare assurdo. Ok. Vabbè, vabbè. Allora, attenzione bene. 280 grammi di farina 00 per dolci. Poi prendete 220 ml di latte intero, fresco, mi raccomando, e ci mettete circa un mezzo limone spremuto. Latte e farina. Usa la frusta, baby. 2 uova intere. Una. Piano. 2. Perfetto. Olio di semi. Quanto? Circa 3 cucchiai. 4 cucchiai di zucchero. Brava, ma non ti preoccupare che adesso aggiungiamo le chiare. Mezza bustina di lievito in polvere, il lievito, le bustine quelle classiche per i dolci. E del bicarbonato. Ma sei attaccato tutto, che non devo fare? Non ti preoccupare, adesso ammorbidiamo tutto, perché dobbiamo ancora aggiungere le chiare. Vedi che ginnastica cucinare, tu non mi credi. Non mi credi, ma credo. Una braccia di ferro e vinco sempre io. Hai visto che con un po' di olio di gomito tutto accade? Allora, l'impasto dei pancakes deve essere così bello colloso, molto solido, non deve essere assolutamente liquido, perché più è colloso, più è solido e più gonfierai in padella. Adesso, a questo punto, aggiungiamo le chiare montate a neve, così. Uno. E due. Piano, piano, delicatamente, dal basso verso l'alto. Perché le chiare ci rimangono male. Ci rimangono malissimo e se no non sono morbidi, dopo ti arrabbi con me. Ti faccio vedere come, lo facciamo vedere bene anche a casa. Allora, raschiate bene i bordi e poi dal basso verso l'alto. Non le devi smontare. Sempre mantenendo le gonfie. Sode e gonfie, come dovremmo essere noi. Che brutta immagine che stiamo. L'impasto non deve essere soffice e setoso, ma se ha qualche piccolo grumo non vi preoccupate, perché poi in padella gonfia. Pronto? Basta. A questo punto, solo da ultimo, aggiungiamo l'aroma, che è la vaniglia.
in alcune parti degli Stati Uniti mettono la cannella. Sapete che la cannella, loro sono dei dipendenti di cannella, proprio la metterebbero ovunque, quasi quasi anche nell'insalata. Poi mettiamo la vaniglia, che anche questo è un cult, ovvero prendiamo semplicemente solo i semini all'interno, così. E ora che fa? Devo girare? Sì, ancora un pochino, ma pochissimo. Poi questa la teniamo, che può sempre servire per altre cose. Bravissima, dal basso verso l'alto, basso verso l'alto. Bravissima, Barbara. Prendete un po' di burro morbido così, su un tovagliolo, e ungete la pentola. Non dovete mettere il burro a sciogliere, non devono essere fritti. Usate possibilmente un antiaderente. Allora, negli Stati Uniti ve le fanno sulla piastra e sono buonissimi lo stesso. Però a casa, secondo me, questo è un rimedio. Perché sapete che noi italiani poi abbiamo sempre quella fantasia che poi ci fa vincere su tutto. Quindi così, a fuoco medio, coprite. Se a casa avete un coperchio trasparente come questo, è meglio ancora, perché il pancake, quando è pronto per essere girato al secondo lato, quando vedete che nel primo strato superiore incominciano a formarsi dei crateri, delle piccole bolle, ovvero l'impasto incomincia ad aprirsi e fa proprio delle bollicine. Quando arrivano in superficie queste bollicine è il momento esatto di girarli. Mentre cuociono questi pancakes, i miei primi, io voglio che tu provi a farne con la ciotola questi altri due. Scusi, devo prego prima ungere la mia padella. Sei molto attenta e questa cosa mi lusinga. La ungo. Brava. Così. Un calda velo. E ben per forza. Caldissima. Sempre padella calda, mi raccomando. Caldissima. Medio fuoco, non eccessivo. Poi dopo la forma, se non sono perfetti, che sono un po' irregolari, no? E la piacevolezza di farli a casa, anzi sono molto più casalinghi, più homemade. Bravissima. Copri subito, alziamo il fuoco. Quanto tempo ci vuole? Vieni qua. È un 3 minuti per lato circa. Tu li condirai, li guarnirai con del muesli e lo sciroppo d'acero, che sì, è proprio il classico, no? Lo sciroppo d'acero come si servono in tutti gli Stati Uniti. Io invece, che sono ambra e comunque ho un'altra taglia rispetto alla tua, salsa al cioccolato e frutti di bosco. Poi ce li scambiamo, no? Vediamo. Se lo faccio bene, sì. Dove lo porti l'impasto? Tienilo qui che ci serve. Stai buona. Ancora? Sì. Vediamo se incominciano a essere pronti, direi di sì, almeno i primi due che ho preparato io. Vedete che si staccano bene? Si vede che hanno fatto i buchini, sì, i crateri che vi ho detto. Ed eccoli qua. Questo è il primo, anzi, alzo anche un po' di più il fuoco, perché devono essere... Il secondo aspetto a girarlo. Gli do ancora un attimino. Vedete subito come si gonfia. Tu hai messo la massima potenza? Me la sento così. Te la senti così? E giocati le tue carte. Come questa cosa bianca... E dopo lo rigiro. Ah, posso? Provaci. Cioè, nel senso che se ci provo e si spappola... Vai, il tuo perfetto. Mi fai impressione se lo rompo? Vai, non lo rompi, il tuo è perfetto. Vai. Perfetto, vai. Perfetto! È anche del colore giusto. Vai, chiudi, 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 che devono essere cicciotti. Ma li abbiamo fatti talmente alti che li possiamo aprire in mezzo e farcire. Oddio, c'è un mancamento. No. E dopo questo? No, no, non si farciscono. Se li volete farciti, e questa è una cosa carina che diamo un suggerimento a casa, colate l'impasto, mettete dentro della marmellata, della salsa al cioccolato, la crema spalmabile al cioccolato, quella che conosciamo tutti, e poi mettete ancora un po' di impasto e li fate imbottiti dentro. E mai spaccarli. E poi quando lo apri esce tutto? Esce tutto, esce tutto. Mai spaccarli, perché è come quando noi spacchiamo gli spaghetti e ci sentiamo male, no? Quando vediamo gli stranieri che spaccano gli spaghetti. Idem vale per i pancakes. Non mi sarei mai permessa. Allora, siamo quasi pronte, quasi pronte. Secondo me è pronto proprio. Tu è prontissimo, fai vedere anche sotto che è bellissimo. Perfetto, si vede? Signori, perfetto. Tengo io che ho le mani d'amianto, non ti preoccupare. Così e così, beh, devo dire che... Per prima volta. Promossa veramente a pieni voti. Vediamo a che punto sono i miei. Barbara, sono pronti anche i miei due. Guarda che belli cicciottoni che sono venuti. In piatto? Sì. Allora, ovviamente noi per ragioni di tempo... Tieni, ti concedo anche uno dei miei. Due? Bello caldo. Okay, per ragioni di tempo...
io mi sono portata un po' avanti e già ne abbiamo fatti. Tipo, ta-da! Così. E adesso facciamo una bella pila e ognuno di noi, io e te, li condisce un po' come... Io guarda, guarda, ne metto tanti. Tu ne vuoi no, altri due? No, io due. Ma perché tu sei sobria? Invece la mia, guarda, guarda qua. La mia è una colazione light e quindi due. Allora, basta, tu li condirai con il muesli e lo sciroppo d'acero, come vuole il manuale americano. Io invece, che sono Ambra, ti dico che casa mia, Gloria mi fa, mamma, ma la cioccolata? Quella va sempre bene, in qualunque cosa. E allora, cosa. Io li condisco così. Che bello, ma posso venire a vivere a casa tua? Si vede? Direi proprio di sì. Forse non la voglio light io la colazione, sai? È una roba. Poi abbiamo brutta. Creato un hashtag, io e Gloria, che scriviamo sempre nei weekend. Se dormi qui, ti svegli così. Vero? Io questo fine settimana vengo a casa vostra, ormai no, deciso. Hai detto che vai in Sicilia dai tuoi genitori, vai, vai, che hanno nostalgia. Ma mia mamma mi fa la caponata la mattina. Non è... Posso avere questo per bellezza? Ma certo, grazie. Ma certo, questi sono light, come piacciono a te. Ed eccoci qua. Ah. La domenica, anzi il sabato mattina, se dormi qui ti svegli così. Pancakes!